is my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Sta per iniziare il match tra i ragazzi dei Ti Mangio Marzia contro gli Atletico, ma non troppo, sotto un campo innevato. Condizioni estreme. Subito alla battuta i ragazzi degli Atletico, ma non troppo. Tiro dalla battuta. Fallo laterale, battuto il Boffa, a cercare in mezzo Santullo sotto porta, para espresso, subito un cambio, corner di Bortone, Boffa al limite dell'area, riparte il contropiede, palla subito da Carino, a Carino sotto porta, a Carino il tocco sotto, ma Beuf chiude lo specchio della porta. Boffa in possesso palla, sul lato di sinistra, Boffa per Santullo, Santullo tenta il tiro piazzato, deviato da Varriale, sarà corner per i ragazzi dei Ti Mangio Marzia. Palla in mezzo di Varriale, a cercare a Carino, poi Zazzera ancora col mancino. Riccio riapre nuovamente per Varriale, che si porta palla sul mancino, Varriale tenta il tiro. Varriale, ma poi Zazzera. Ancora Varriale, limite l'area col mancino, Varriale, palla che termina di poco al lato. Ancora Sciarretta, ancora per Ragucci sull'out di destra, Ragucci la mette in mezzo, invece un tiro, che gol di Sciarretta sul secondo palo e il punteggio si sblocca, 1-0 per i ragazzi dei Ti Mangio Marzia. Ragucci, sì. Se vuoi te lo chiamo io il cambio, ogni sei, no? La battuta Varriale che tenta il tiro, Varriale che colpisce l'incrocio dei pali. Che tiro per Varriale. Poi Bortone batte a Carino sotto porta, ma la palla era in gioco. Boffa la mette in mezzo potente ed è gol, sì è gol perché la palla è stata deviata. Quindi il punteggio è sul 2-0 per i ragazzi dei Ti Mangio Marzia. Autogol di Espresso. Non vince il rimpallo. Boffa tenta un tacco. Ragucci sulla Riccio. Per Bortone sotto porta. Bortone sigla il 3-0 per i ragazzi dei Ti Mangio Marzia. La partita si è messa bene per i ragazzi di maglia bianca blu. Varriale tenta ancora una volta il tiro di esterno questa volta, ma Beuf corre bene la porta e la palla non esce. Calcio di punizione che batte Varriale dalla distanza, ma Beuf salva e il punteggio è finito. Il primo tempo, sì, finisce il primo tempo sul risultato di 3-0 per i ragazzi dei Ti Mangio Marzia. Sta per cominciare il secondo tempo tra i ragazzi dei Ti Mangio Marzia contro gli Atletico, ma non troppo. Ricordiamo il risultato di 3-0 a favore dei ragazzi di Boffa, che ora si appresta a battere calcio d'inizio. Poi ancora Santullo che colpisce in pieno a Carino. Palla per Varriale, Varriale tenta il tiro, Beuf con le gambe intercetta, ma la palla rimane lì, attenzione, e salva sulla linea Sciarretta il tapin di Accarino. Zazzera cerca e trova bene Varriale. Varriale tenta il destro e stavolta la palla entra e sigla il 3-1. Si accorciano le distanze per i ragazzi degli Atletico, ma non troppo, che stanno comunque spingendo e ora riaprono il match con il gol di Varriale. La battuta ancora Cammarota per Varriale che tenta il mancino. Varriale, tiro di poco alto dall'incrocio dei pali. Sempre pericoloso dalle conclusioni, Varriale.
Boff alza il pallone per Sciarretta, ma Variale intercetta, Variale supera anche Ragucci e poi smista per Cammarota che col mancino tenta il tiro, deviato però dal portiere e termina in corner. Ancora Variale col destro sotto la traversa ed è il 3-2 e le distanze si accorciano ancora con il secondo gol di Variale. Boffa supera un paio di avversari, Boffa sotto porta per Santullo che manca e poi dopo col destro riesce a siglare il 4-2 e i ragazzi dei Timangio Marzia allungano nuovamente le distanze con il gol di Santullo. Punteggio sul 4-2. Accarino tenta il tiro al volo col mancino, ma Beuf con la mano di richiamo concede il corner. Compagnia di Pasquale Canta, saluta le telecamere, ciao bello. Cammarota fuori per Variale. Panico! Variale tenta il tiro, termina al lato di pochissimo. Cammarota per Variale, palla per Accarino, poi Variale sotto porta. Grande azione e si accorciano le distanze. Ora il punteggio sul 4-3, sempre per i ragazzi di Timangio Marzia, ed è il terzo gol di Variale quest'oggi, in grandissima forma il giocatore degli Atletico, ma non troppo. Ci mette il piede, chiama Peppe. Variale 20-11, Cammarota ancora per Variale la mette in mezzo, c'è Accarino che sigla il 4-4 a pochi minuti dal termine della partita. Che partita, e Accarino fa il gol del pareggio. Variale riconquista il pallone, Variale supera un avversario, Variale tenta il destro, che gol di Variale con il destro sul secondo palo, tiro fortissimo e addirittura ora il match si capovolge, è 5-4 per i ragazzi degli Atletico ma non troppo. Ragazzi, da quando riprendiamo 2 di recupero, ecco, Pepe ha detto 5 minuti e sono qua. Prova il tiro dalla battuta Santullo. Variale dalla bandierina a cercare Cammarota. Cammarota tenta il destro! Ed è il 6-4. E qui il match termina sul punteggio di 6-4 per i ragazzi degli Atletico, ma non troppo, che sono riusciti a ribaltare un match complicato. Siamo qui con Variale, il migliore del match vinto dai ragazzi degli Atletico, ma non troppo, nei confronti di Timangio Marzia. Dici due parole su questo match. È stata una partita equilibrata. All'inizio, diciamo, alla fine del primo tempo stavano vincendo loro 3-0, poi nel secondo tempo abbiamo migliorato il nostro gioco e la partita è finita sul 6-4. E dopo questa partita convincente, cosa sperate di raggiungere in questo torneo? Dato che questa era l'ultima giornata, siamo a pari punti con il tabula rasa, dobbiamo vedere se andremo in Champions o in Europa League e comunque sentiremo di più. Ok, grazie e complimenti ancora. Sì, vai. Dica la vittoria a Carlo Rossi che mi ha prestato le scarpe. Scarpino magico. Ok, grazie, ciao, alla prossima.